Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmax! Eccomi qua, mi sono svegliata, lavata e vestita. Mi sono messa questa nuova maglietta che è un nuovo acquisto, che non so se già avete visto il video degli acquisti, forse ancora no, forse perché caricherò prima questo e poi il video quello là. Comunque piace tanto tanto questa felpetta, ve la vedete meglio nel video con mia sorella degli acquisti. Sono qua a casetta e devo fare colazione innanzitutto per iniziare una meravigliosa giornata e devo montarmi un po' di video. Sto un po' arretrata, mi devo montare un po' di video e mi devo anche registrare qualche video nuovo, quindi una giornata bella piena piena oggi. Finalmente mia mamma mi ha fatto anche questo qua, che è il bordino, vedete, quello coi volant appunto attorno che non c'era, e mi ha fatto anche i cuscini, mi ha ricoperto, quindi tutto apparato, insomma, con le tende e con la sedia. Adoro troppo, è super shabby chic, favoloso. Poi ho messo anche questo qua vicino, che non è insomma shabby chic, però è tipo una calamitina, che carina, a forma di ciambella. E invece qua quest'altro angolino vi volevo far vedere. Questo qua è un angolino più insomma fucsia, Carlita style, con queste cosine. Quella è un barattolo di latta con del tè all'interno. E queste qua invece che mi ha regalato una ragazza che mi segue, a cui mando un bacio grandissimo, che mi regalò quando facemmo un evento. Le ha fatte lei un porta matterello, penso, quello là, io ci ho messo quello per fare la pizza, per stendere la pizza. E questa qua che è praticamente una è troppo carina, a forma di tazza per metterci le bustine da tè, l'ho appese qua vicino. Adoro troppo. Fare i piatti, uffa! Ho fatto stamattina a colazione, non li ho fatti, poi ho anche mangiato, ho fatto tutti i miei lavoretti al computer e ho mangiato, mi sono fatta una pasta. E adesso devo lavare tutti i piatti, ma che cucciatura! Come tra amiche, no? Lavando i piatti, chiacchierò un po' con voi, così mi pesa di meno lavarli. Vi volevo dire questa cosa, che nell'altro video succedere questo, insomma. Vi volevo ringraziare perché mi avete lasciato un sacco di commenti dolcissimi sotto all'altro video che vi ho fatto, in cui ho parlato di litigi, insomma. Non è facile fare questi video in cui uno si apre, anche io che sto da tanti anni su YouTube, per me è ancora difficile aprirmi e dire queste cose, no? Perché sai che comunque non ti sta guardando una persona, 10 persone, stanno guardando migliaia, centinaia di migliaia di persone, quindi veramente non è facile. Però è bello perché ottieni sempre un certo riscontro nei commenti, tanto affetto da parte vostra, che veramente si ripaga di tutto l'imbarazzo, di tutto il timore. Quindi vi ringrazio tantissimo, ragazze, veramente con tutto il cuore, per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. L'ho lavato, adesso sto sciacquando. E comunque, come vi dicevo, insomma, non fa nulla a litigare, anzi ci vuole una volta di litigare. L'importante poi è fare pace e capirsi, perché secondo me è troppo bello poi fare pace veramente quando si ritrova quell'armonia perduta. Fai pace, quando fai pace è un po' tipo come se nasce un nuovo amore, come se nascesse un nuovo amore, no? Quindi è troppo bello, tipo come la canzone, quando nasce un nuovo amore non è mai troppo tardi. Troppo bella quella canzone. Chi è che la cantava?
bellissima comunque. È tristissima, guardate qua, è sparito l'albero, mi hanno tolto l'albero a mia insaputa e mi hanno lasciato questa luce. Praticamente la mia luce che uso per fare i video l'hanno messa al posto dell'albero, ma adesso qua ci dobbiamo mettere qualcosa, ragazzi, datemi un consiglio perché è davvero troppo vuoto, ci vuole qualcosa qua per riempire. Vlogmas, Vlogmas, nel supermercato. Vlogmas, nel supermercato. Ci ho finto di saltare. Il beagle, quello è un barboncino. Ti piace? No, invece a me mi piace il bulldog francese. Sì. Quanti cani si prendono nei cani? Lo so, io lo vorrei trovare il cane, perché io tutti i cani che mi sono presa li ho sempre trovati, anche gatti. Sono venuti loro da me. Però ce lo dobbiamo prendere un cagnolino. Ma i molli mica è venuto da te. Sì. No, io l'ho trovata, però era sempre un trovatello, non ho mai pagato per prendermi un cane. Ma pagare no, però il bico della bellina. È il bulldoggo francese, io voglio, però lo vorrei trovare. Fammi a mamma, fai, oh, trovo io tu. Io vorrei trovare 1.000 euro. No, che c'entra? Ma non lo voglio trovare perché non voglio pagare, perché capito, ma è la mi piace questa cosa di salvarli i cani, capito? No? Di comprarli. Io voglio trovare 1.000 euro. No, che c'entra vuoi trovare 1.000 euro? E che si sceglie? Così è. No, voglio salvare un cane perché è bello quando tu lo salvi da un canile oppure per strada, no? La salvatrice dei cani. Sì. Da quando... Oh, si è sciolto il laccio, mi fai il laccio? Dai, fammelo. Che palle che sei, Dai, angioletto mio. Angioletto. Mi chiamo Angioletto. Quando Max nei commenti una ragazza ha scritto che lui è un angelo sceso dal cielo. Ha scritto Max è un angelo sceso dal cielo e che ha tanta pazienza con te. Da quel momento è finita, ragazzi, perché si è montato la testa. E adesso mi picchia, non è vero, le donne non si picchiano, cattivo. I carciofi, no! Sono piccoli, ma perché tu capisci i carciofi come devono essere? Tipo carciofare. Carciofare, ma sì. Oh, i sushi. Oh, i sushi, sì. Sushi. Sushi già pure. Una di spalle all'altra, eh? Con la Philadelphia, con la menta, questo è proprio fresco come sapore. Bello però questo qua. Questo è buonissimo. Sta anche l'avocado. Sì, sì. Pesce, pesce. Dove c'è Max c'è il pesce, vero? Pesce, sono pesce. Già abbiamo preso 8 kg di miliardi di sushi. Qua lo fanno molto buono, devo dire. È abbastanza fresco, buono veramente. Non è proprio economico però. Voglio prendere questo cavolo, voglio provare a farlo io, a cucinarlo io come te lo danno al ristorante giapponese. Vediamo un po'. Hai trovato? No, c'è il basilico e non è prezzemolo. Non c'è prezzemolo, no? Uffa, i spaghetti a vongole senza prezzemolo. No, lo dobbiamo trovare. Come dobbiamo fare? Quando è domani. Sto scegliendo un pochettino di vino per il sushi. Bianco. Provate il vino, ubriacone. Ma io non bevo un bicchiere. Un bicchiere solo, vabbè. Allora te lo concedo. Oh, guarda, la pasta a macchinina. Guarda, sono le macchinine qua. No, ma pure i fantasmi. No, che belline che sono. No. Luna stelle, la pasta di luna stelle. Carina. Ma no, guarda, queste così le devo fare con la zucca. Queste sono buone. Ti piacciono? Però io le volevo integrali, non ci sono. No. Vabbè, che peccato. Ma come che peccato? Senti, la linguina non ci sta, prendi i vermicelli. No, voglio linguine. Questa mi effetto C. No, linguina. Non ci sta. Cercala. Sta qua cerca scritto linguina, ma non c'è. Sto facendo il cavolo cinese, giapponese, che te lo danno sempre, a noi ce lo danno sempre al ristorante giapponese, tipo un'insalatina, tagliato fine fine, mi è venuto lo sfizio e tutto lo voglio fare io, perché là
questo coso di sushi lo tenevano, però stavano dentro tutti gli esaltatori, zucchero, pieno di robe. Ho detto lo faccio io più naturale, e però non lo so, è la prima volta che lo faccio. Si deve tagliare piccolissimo, Max, non è facile comunque, ma io ci provo. Yummy, eccola qua, è venuta troppo bella la mia insalatina di cavolo cinese o giapponese. Ho fatto anche la rucoletta col sesamo, mi piace tanto. Ho messo qua dentro un po' di tartare con riso, un po' di sashimi. Max si è cazzato perché a lui si è rotto tutto. Invece a me è bello intero. C'è da ridere. Ma non andando in frema. Comunque questi sono buonissimi, i nigiruni. Troppo buono. Mangiamo. Sì, ce lo vuoi. Buon appetito, ammu. Oh, ma queste sono tutte sporche. Ho dato le bacchette sporche. Oh, sì. E queste sono brutte. Dammene tu, dammene tu. Dammi, dai, il riso tutto rotto. No, le bacchette brutte, vogliono le tue. Dammene tu, dai. E queste non le vuole. Ha messo mi arrabbio, dammene. Uffa. Dammi come sono bella. Sei bravo. Ti do un sashimi in più. Mai un po', mai. Ma sanno altro la vendita. Per favore, No. Hai oggi passato qua, non ce la faccio più. Che strozza. Ecco qua. Insalatina, no. Non è buona. Almeno. Metto un altro po' di sosso di sale sopra. Buonissima. Ragazzi, la nostra mitica salsina, adesso mi cade pure, quella là per accompagnare il sushi, troppo troppo buona. Abbiamo fatto il video sul secondo canale, abbiamo fatto la video ricetta, è buonissima. Te la metto? No, me la metto io. Uffa. È buona, ma secondo me questa parte bianca non ci andava, ci andavano solo le foglie. Solo le foglie, dici? Quello là ti portano solo le foglie. Però è peccato perché poi bisogna buttarlo. Prendono solo le foglie e si butta tutto il bianco, è proprio un peccato. Questo sashimi è buonissimo. Sì. Buonissimo. Madonna, è super fresco. Sai che è proprio buono? È freschissimo. Questo è buonissimo. Con la menta, è vero? Troppo troppo buono questo qua. C'è la menta, il salmone e queste palline. Buonissimo, no? Però la nostra salsina, com'è? Buona, eh? Top. Top, veramente. Top. Top. Ti piace con gli occhiali? Ti piace? Mm. Ti piace sì o no? Ma non puoi dire se non ti piace. Non mi piace. Ho detto, adesso faccio i piatti. Dammi i piatti che io li lavo. Che boh? Che boh? Che significa che boh? Spiega che significa. È un modo di dire partenopeo, cioè, per dire? Un po' per dire, ma quando mai si dice bugiardo? Veramente. Veramente li faccio. Veramente li faccio. Che è Pasqua. No, non è Pasqua. No. È agosto. Facci piatti. Dell'acqua. Allora, indovina, stavo scherzando, ne devi fare tu. Sì, non preoccupare.